Offreda, ringrazio ancora Elisabetta e Anna per aver accettato questo invito e per parlarci di questo tema e quindi vi lascio immediatamente la parola. Grazie ancora. Grazie Lucia, spero di avere voce a sufficienza. Fra le varie risorse non bibliografiche di cui indagare l'analisi per soggetto e anche il trattamento, quelle cartografiche diciamo che pongono interessanti questioni per diversi motivi, per esempio per la prevalenza della loro natura visiva, grafica, iconografica, perché ci sono di varie tipologie. Inoltre c'è una complessità di darne una definizione univoca, di identificare ruoli autoriali, per esempio chi ha fatto cosa, chi è l'autore, una limitatezza delle parti testuali che anche se sono presenti non necessariamente interagiscono con l'immagine come avviene appunto per altri tipi di materiali. Inoltre anche la mancanza quasi assoluta di quelle fonti indicate dallo standard ISO 59-63 sull'analisi concettuale per individuare contenuti come sommari, indici, premesse, introduzione. Inoltre anche la varietà delle tecniche di realizzazione delle scale di rappresentazione e non ultimo, anche l'evoluzione di alcune discipline, come per esempio la geografia, la cosmografia, la geodesia, e anche di quella che è la disciplina principe, cioè la cartografia. E una disciplina che diciamo afferisce più a un ambito scientifico, ma i cui prodotti diciamo coprono più contesti ampi, come per esempio la storia antica, la storia dell'arte, quella delle scoperte geografiche. La Dewey colloca appunto la cartografia in 526, ma il manuale dà istruzioni anche su quando preferire altre notazioni oppure la suddivisione standard della tavola 1, 0, 2, 2, 3. E anche diciamo la loro dimensione oggettuale e tecnica si passa dalle antiche carte manoscritte attraverso le carte a stampa fino a quelle in formato digitale. Talvolta anche la loro natura ibrida, quando per esempio c'è una contaminazione che coinvolge supporti o dimensionalità. Pensiamo per esempio ai mappamondi, alle carte dipinte su tavole, agli affreschi, agli oli su muro. Insomma, diciamo una pluralità di aspetti di cui tenere conto, per un'adeguata conservazione e trattamento. Aspetti, diciamo che peraltro coinvolgono istituzioni della memoria molto diverse fra loro. Come altri materiali speciali, ma non minori, le carte sono conservate non solo da biblioteche, ma anche appunto da archivi e musei. Queste tematiche sono state trattate in modo approfondito nel libro appunto di Laura Manzoni. E mettono in evidenza quanto sia delicata in relazione al controllo bibliografico la dinamica fra diversi standard e normative. Diversi, diciamo, a seconda del contesto geografico e linguistico di produzione, oppure diversi perché sono standard generali, come per esempio gli SBD in edizione consolidata, oppure anche in rapporto a quelli più specifici, gli ormai superati SBD Cartographic Material. Poi ci sono anche degli strumenti appositamente dedicati all'indicizzazione per soggetto, come per esempio il Thesaurus for Graphic Material realizzato dalla Library of Congress. Inoltre, normative differenti vengono impiegate da istituzioni della memoria diverse. Per esempio, la descrizione di una carta geografica in un archivio o in un museo o in una biblioteca è diversa. Solo per fare un esempio, qua vi mostriamo appunto il catalogo delle Gallerie degli Uffizi. Come avviene per le fotografie, per le incisioni, per gli audiovisivi, stiamo parlando appunto di un contesto in cui le competenze degli specialisti e degli studiosi sono preziosissime e sono utili per arricchire l'informazione bibliografica, dare un supporto interdisciplinare, tanto più nell'indicizzazione per soggetto che ha l'obiettivo di far emergere e comunicare contenuti, temi di base, tramite un particolare linguaggio che sia il più preciso, circostanziato e il meno ambiguo possibile.
Ma è anche vero, diciamo, che nell'ottica integrata dei nostri cataloghi e dal punto di vista del recupero delle informazioni, sono maggiori i vantaggi di una metadatazione standardizzata, di informazioni uniforme, anche ancorché in certi casi meno dettagliate. Diciamo che sinora nella realtà delle nostre biblioteche le carte geografiche hanno avuto destini differenti. Ognuno si è mosso in modo autonomo, addirittura all'interno di un medesimo polo di SDN. Spesso non c'è stato un allineamento. È emblematico, per esempio, il caso appunto dei soggetti del polo BNCF, in cui convivono sia quelli della Biblioteca Nazionale, sia quelli dell'Istituto Geografico Militare, alcuni dei quali addirittura sono in lingua inglese. Possiamo ricordare che la politica della stessa bibliografia nazionale rispetto a questi materiali è mutata varie volte, politiche di selezione non sempre uniformi, non sempre comunicate. A fronte di questa realtà frammentata, dobbiamo però riconoscere che negli ultimi 20 anni è decollato un maggiore interesse, questo forse anche in concomitanza della nascita di progetti anche di digitalizzazione. Non a caso nel 2006 l'ICCU pubblica le linee guida per la digitalizzazione del materiale cartografico. Qualcosa di analogo è stato fatto anche per le fotografie. Ci si è maggiormente interessati alla loro catalogazione perché iniziavano appunto campagne di digitalizzazione. Progetti interessanti sulla cartografia sono stati anche avviati negli ultimi decenni da varie istituzioni, in particolare da quelle che si sono anche dedicate alla valorizzazione di queste risorse o per il prestigio appunto delle proprie collezioni o per il ruolo che rivestono appunto nella catalogazione e nei servizi bibliografici nazionali. Diciamo, certamente da un punto di vista del loro trattamento catalografico, però i problemi non mancano. In primis, a partire da quello spartiacque cronologico del 1830, convenzionalmente assunto in SBN per distinguere le carte antiche da quelle moderne, ma che non corrisponde effettivamente ad un confine coerente con i cambiamenti tecnici e tecnologici che riguardano queste risorse. Per altre, uno spartiacque a cui non si allinea nemmeno la soggettazione. Per esempio, il nuovo soggettario adotta il confine del 1900 per le carte geografiche antiche. Dunque, un confine altrettanto convenzionale, tanto che biblioteche straniere stabiliscono come confine il 1850. In ogni caso, non ci sono dubbi che SBN debba essere il principale ecosistema bibliografico per le nostre risorse, il collettore in cui esplorarle e scoprirle. Diciamo che ce ne sono già molte, niente di paragonabile però con i 6 milioni di WordCat. A SBN, diciamo, per la loro valorizzazione si affianca anche Internet culturale, Cultura Italia, Europeana e più recentemente anche Alfabetica, che offre percorsi e fra i suoi percorsi anche quello della cartografia. Diciamo che è in questo contesto che assume un'importanza particolare anche la recente pubblicazione della guida alla catalogazione in SBN materiale cartografico dell'ICCU, corredata da importanti appendici. Diciamo che prima di entrare nello specifico della soggettazione, prima di parlare del come, possiamo portare alcuni numeri. Quali e quante, ad esempio, fra quelle descritte in SBN sono anche soggettate? Questo dato è un dato molto interessante perché siamo in un contesto in cui la ricerca da parte dell'utente è davvero fortemente connotata dall'approccio semantico. Infatti ricerchiamo carte geografiche a partire da ciò che rappresentano, dal loro contenuto e non ad esempio dai nomi degli autori. Grazie ai dati che ci ha fornito Maria Cristina Mataloni, che ringraziamo, ecco la situazione nell'OPAC dell'indice SBN. Ci sono circa 53.584 carte geografiche descritte, di cui il 23%, quindi 12.177, grazie. Ci teniamo a mantenere vivi i nostri relatori. Anche se stiamo tentando in tutti i modi un pochino di metterli a dura prova, però
Grazie. Puntiamo. Allora, 12.177, quindi il 23%, sono soggettate e si differenziano in base allo strumento impiegato, quindi soggettario, nuovo soggettario e soggetti validi per entrambi gli strumenti. E volendoci calare nel caso di studio della Polo del Polo BNCF, ecco la situazione: 12.657 carte geografiche descritte, di cui 67%, quindi 8.490 soggettate. Il totale degli identificativi sono 3.334, perché ovviamente lo stesso soggetto è impiegabile per più notizie. E i 3.334 soggetti impiegati sono attribuiti appunto da biblioteche diverse e non sempre, diciamo, tramite il medesimo strumento. E inoltre nel polo BNCF fra le carte soggettate prevalgono appunto quelle dell'IGM. Allora, come abbiamo già accennato, diciamo che la BNCF soggetta ormai carte geografiche da un po' di tempo, anche se questo, diciamo, non è avvenuto in modo costante e con metodi non sempre uniformi. Ma dobbiamo anche dire che la prima esperienza di un'organica campagna di soggettazione c'è stata intorno agli anni 2004-2006, all'interno appunto di progetti anche di digitalizzazione di carte geografiche, ma in anni precedenti alla pubblicazione del nuovo soggettario. E quindi diciamo che furono elaborati dei criteri che però sono stati diciamo memorizzati in documenti interni. Successivamente, con il nuovo soggettario, che è uno strumento che è basato su un vocabolario controllato e su regole per la costruzione delle stringhe di soggetto, c'è stata appunto la possibilità di applicare una metodologia chiara e strutturata anche per la soggettazione, quindi, di queste risorse. La seconda edizione della guida, scusate, cita esempi relativi appunto alle carte geografiche. E anche il Thesaurus ha un ricco patrimonio terminologico di termini relativi alle carte geografiche, alla cartografia e alle branche e alle discipline affini. Un tesoretto terminologico che anche è accresciuto nel tempo grazie al confronto con Laura Manzoni e con i colleghi dell'ICCU, che hanno appunto elaborato un glossario che è pubblicato nell'appendice appunto delle linee guida che ho citato precedentemente. Insomma, diciamo che la prima cosa da dire è che la natura speciale di questi materiali non riduce affatto l'importanza di indicizzarli, diciamo, con un linguaggio controllato, conforme a principi standard e strumenti condivisi. E non ci sono nemmeno motivi per pensare che questi non debbano essere gli stessi che si impiegano per altri tipi di risorse. Non ci sono motivi per pensare che in una stringa di soggetto riferita a una carta geografica l'ordine di citazione non debba seguire le regole generali della prevista sintassi e che i termini utilizzati debbano essere quelli appunto autorizzati dal Thesaurus. Inoltre, non ci sono motivi per non adottare l'indicizzazione precoordinata oppure residualmente quella per parole chiave. E non ci sono nemmeno motivi per impiegare toponimi non controllati su adeguati fonti o liste di autorità. Però diciamo che questo non significa che alla particolarità del materiale non corrispondano poi particolarità del processo di indicizzazione. E questo è un esempio, perché alcuni termini sono appunto corredati da una nota sintattica che guida l'utente nella costruzione delle stringhe di soggetto. È chiaro qua nel termine appunto principe carte geografiche. Diciamo che però ci sono delle problematiche interessanti proprio legate alle carte geografiche. Prima di tutto il fatto di essere delle risorse di natura prevalentemente iconografica. Inoltre, l'indicizzazione ha aspetti in comune con quella di incisioni, stampe e fotografie. Le parti testuali non sono mai completamente assenti e possono essere anche delle fonti preziose per l'analisi concettuale. Per esempio, pensiamo ai titoli, ai nomi di luogo, ai nomi di battaglie, ai nomi di stazioni di posta. Inoltre, diciamo che in certi casi ci possono essere anche cartigli o dediche.
Il fatto di nominare o situare un elemento su una carta può avere una motivazione politica, propagandistica, di strategia militare, quando per esempio nel bordo di carte geografiche ci sono immagini oppure anche delle figure umane che enfatizzano simbolicamente il potere politico di uno Stato oppure di una monarchia, l'analisi si potrebbe allargare, diciamo, anche a un contesto più ampio, anche sociologico. In certi casi le informazioni utili potrebbero essere anche desunte da eventuali contenitori, per esempio buste, cartelle, custodie, oppure anche da altri oggetti, per esempio fascicoli allegati. Diciamo che, come per altre risorse visibili, sono possibili vari livelli di analisi, come abbiamo visto questa mattina, che seguirebbero appunto un percorso che va dal pre-iconografico all'iconologico, come ci ha insegnato appunto Panofsky nel suo classico Studi di iconologia. Infatti, diciamo, cosa vedo? Ruolo importante sono questi elementi: cosa vedo, cosa è rappresentato, cosa è identificabile, cosa è simboleggiato, quali elementi esterni possono favorire identificazioni, quali elementi paratestuali possono diventare fonti per l'indicizzazione semantica. Quindi, diciamo, ci chiediamo cosa e quanto di tutto ciò debba entrare nella stringa di soggetto. Diciamo che nella soggettazione delle carte geografiche vengono sempre individuate le aree geografiche o le unità politiche territoriali, la forma, e in certi casi possono essere individuati anche soggetti specifici, nel caso per esempio di carte tematiche, contenuti informativi di altro genere. Per esempio, diciamo che a volte le carte sono anche se stesse fonti iconografiche per la storia, per esempio, di particolari oggetti. Le imbarcazioni, per esempio, che si vedono nel terrazzo delle carte geografiche delle gallerie degli Uffizi. Una cosa è certa, che nell'analisi semantica di una carta un ruolo fondamentale è costituito dal concetto che esprime il luogo o i luoghi rappresentati. Questo coinvolge ovviamente sia gli aspetti sintattici sia quelli di controllo terminologico. Dal punto di vista dell'analisi e per individuare il tema di base ci si deve sempre chiedere quale sia l'area rappresentata. Dal punto di vista terminologico, quale sia il toponimo da usare. Un problema che è legato all'interpretazione dell'area come entità solo geografica o anche politico-territoriale, con gli eventuali mutamenti di forma del toponimo nel corso del tempo, però anche mutamenti di carattere politico-amministrativo dell'area stessa. Quindi questioni che avvicinano l'indicizzazione di carte geografiche antiche con quelle dei libri antichi. Il legame con entità individuali di tipo geografico comporta una relazione molto stretta tra ciò che viene indicato nel campo soggetto e ciò che potrebbe essere indicato in altri ulteriori campi, ugualmente riferiti al subject content. Ad esempio, è utile implementare anche un campo dedicato all'area geografica. Ci potremmo chiedere se servano entrambi o se una volta assegnato il primo, il secondo possa essere superfluo, per non considerare quanto interessante sarebbe per le carte, per esempio in formato digitale, indagare delle possibili interazioni fra georeferenziazione e forme di indicizzazione automatica. Altro punto fondamentale riguarda l'indicazione di forma, riferito al tipo di carta geografica. Questa è rappresentata da termini usati generalmente per esprimere ruoli non nucleari e dei quali abbiamo innumerevoli esempi, per esempio nel thesaurus del soggettario tra gli NT di carte geografiche oppure geografiche tematiche. Infine, come avviene nell'indicizzazione di altri tipi di risorse, è sempre opportuno indicare nel soggetto che i temi e le forme possono essere contestualizzati anche da un punto di vista cronologico. Diciamo che al termine carte geografiche antiche, che si vede appunto in questa slide, si affiancano le soluzioni previste per quelle tematiche per le quali viene proposto l'uso di opere anteriori al 1900. In ogni caso può essere utile segnalare che frequentemente le biblioteche straniere usano scorporare in più campi differenziati le informazioni sul subject content. Per esempio, questo è un esempio appunto della Biblioteca Nazionale Francese e i termini sono tratti da Rameau.
Quindi anche noi ci chiediamo se dovremmo usare questa soluzione di scorporare il soggetto, oppure se la nostra stringa coestesa sia sufficientemente significativa. Allora, nella consapevolezza di avervi offerto qualche spunto, concludiamo appunto il nostro intervento con il termine carte geografiche, un termine molto, molto ricco, ricco di note, ricco di fonti, di equivalenti in altri strumenti di indicizzazione, un termine che ha dei collegamenti anche con le risorse di archivi e musei, per esempio le gallerie degli Uffizi. Molti dei termini relativi alle carte geografiche, alle discipline affini hanno questi collegamenti, ma non solo con le gallerie degli Uffizi, ma con altri cataloghi, per esempio quello del Museo Galileo. E, appunto, noi vi ringraziamo e vi auguriamo buon proseguimento. Grazie davvero, grazie Anna, grazie Isabella, siete state perfette. Grazie.